ho firmato perché sono contro questo DPCM che obbliga la gente a chiudere, soprattutto i bar e chi vive di questo, sale da ballo, palestre, questi esercenti, prima dovrebbero dare finanziamenti e poi chiudere. Il motivo per cui firmo fondamentalmente è che secondo me il problema adesso, oltre economico, e anche socioculturale. E se sono qui oggi non è solo per la mia impresa, ma è perché tutti dovrebbero essere qua oggi, perché tutta l'Italia è stata colpita da questo DPCM, non solo i settori coinvolti in primis. Quindi bisognerebbe che la gente si sensibilizzasse di più e capisse che se questo governo ragiona in questo modo è perché noi consentiamo al governo di ragionare. Ma voi siete dei giornali. Forza Nuova, Forza Nuova, sempre presente a fianco della gente che ha bisogno. Conte, vaffanculo! Conte, Conte, vaffanculo! Abbiamo accettato la chiusura nel primo lockdown e tutte le successive imposizioni. Tutta la mia vita mi hanno fatto dire il contrario per promuovere l'attività sportiva. Non capisco perché queste attività devono essere le prime a essere penalizzate. Nel rispetto delle regole, usando buon senso, vi dico, torniamo a vivere. Ci vogliono imporre anche la chiusura. Io non credo sia il passo più idoneo, non ci si capisce più niente, non ci capiscono niente loro. Non è che se noi teniamo aperto dalle 5 alle 18 della mattina, dal pomeriggio, pardon, il virus. Siamo qua, vogliamo una Ferrara città aperta. I distanziamenti sono stati fatti, le sanificazioni, tutto, cioè di più non si poteva fare. Quando non ci sono le motivazioni scientifiche comprovate per doverlo fare. Perché ogni giorno il sindaco Fabbri pubblica i dati ufficiali della situazione di Ferrara e provincia. E questi sono ben diversi da quelli che vediamo tutti i giorni sparati in faccia dai mass media che prendono ordini dai potenti di turno. Non siamo così a rischio qui a Ferrara. Continuare con le nostre attività lavorative, io questo non lo capisco. Vogliamo poter continuare a lavorare. Conte, siamo più forti di qualsiasi virus. La medicina troverà le cure necessarie, anzi l'ha già trovate a dire il vero. E anche Dario Franceschini, per favore. 50-80 mila persone ogni anno muoiono per malattie respiratorie, cardiovascolari, oncologiche, frutto dell'inquinamento e dello smog. Leggiamo esclusivamente dei bollettini governativi che sembrano bollettini di guerra. C'è innumerevoli casi di persone che sono decedute per malattie, per l'età e che sono classificate Covid. Lo dicono anche alla televisione. L'unica cosa bella di questa vita è lo stare insieme, il fare delle cose insieme. I giovani ai quali la movida è tanto cara, ma dove sono? Perché non ci sono? Perché quando dovevano andare in piazza con i pesciolini c'erano tutti? Perché si poteva fare una giornata ancora una volta davvero, davvero speciale, complimenti. Della situazione degli universitari non se ne parla molto.